Farrotto potrebbe diventare anche un'insalata di farro, potrebbe diventare una zuppa, potrebbe diventare asciutta, un tortino, qualsiasi cosa dove il farro ben condito e ben avviluppato, come dice il nostro gnaffone, è protagonista. 30 secondi per fare la spesa, sapete benissimo che il campanello serve a? Tuo aiuto. Oppure a? Non me lo ricordo. Rientrare in dispensa se vi siete dimenticati qualcosa. Via! 30 secondi, prendete tutto, Luca, mi raccomando. Allora, Paolo, Paolo da Luca, non Luca da Paolo. Ragazzi, sto invecchiando. Farro decorticato, sedano, carote e cipolla, abbondanti, due foglie d'alloro, bacche di ginepro, pepe nero, peperoncino, spicchietto d'aglio, questi sono tutti i profumi, brodo vegetale molto leggero, una salsiccia o ritagli di salumi a scelta vostra, un 150-180 grammi di misto di funghi, anche decongelati purché italiani. Basta. Stop! Il lardo viene anche fuori qui negli ingredienti. I fichi secchi. Castagna. Ah, mazza. Oh, ragazzi, oggi sono andato. Sembravano fichi da qua. 11 minuti perché prima ve ne siete risparmiati uno. Anzi, era 1:45, ve ne do due. 12 Dai. Minuti. Non buttiamoli questi 12 Via. Minuti d'oro. L'acqua è sciapa. E buttate subito il farro, perché ci vogliono 18-26 minuti circa. No, scherzo. È brodo, eh? Oh. Che fai? Facciamo una zuppa con sedano, cipolla e carota. E la soffriggiamo. Dopo soffritto mettiamo il farro e poi un goccio di concentrato di pomodoro. Dopodiché, aggiungendo sempre un po' di brodo vegetale, mettiamo i fagioli borlotti e le castagne. Cannellini, sbagliato. Brava, ve l'ha raccontata tutta di fila. Grazie, non succede spesso perché qua di solito scatta un po' la tensione. Che lavoro fai, scusa? Lavoro in cucina, faccio la cuoca gastronomica. Ah, mazza che occhio però che c'è. Bravo, io penso dal rumore sentivo che andava la bene. La cuoca gastronomica qual è? Quella che prepara i piatti pronti della gastronomia del banco frigo? No. Quella che lavora nella mensa? Qual è la cuoca gastronomica? Nel senso gastronomia, girarosti, a Catania si chiamano così, nel senso dove vendono i polli pronti, pasta, prime, I miei posti preferiti. Tipo rosticceria. Sì, rosticceria. Dove si mangia ancora bene. Quindi hai un'ottima manualità, la ricetta è abbastanza semplice. Che ti dico, sei fidanzata? Sono sposata con due figli, due maschietti, uno di 7 anni e uno di 3 anni, Francesco e Carmelo. Ti mando un bacio. Carmelo. Classico siciliano. Bravo. Sei fidanzato, Paolo? Precario. Precario. Ha dichiarato nella scheda sei fidanzato in prova. In prova. In prova. Da quant'è che sei in prova? 8 mesi. Però marzo. Sotto minaccia. Cioè? Costante. Come funziona? Racconti. Ti licenzia. Cioè? Dice vai via. Papà ti riassume a part time? No, come fa? No, vado e torno. Cioè un uomo con la valigia praticamente. Un uomo con la valigia. Ma ne so qualcosa. L'amore è bello se non è litigarello. Tu peggiora così. Allora stai facendo un soffritto con olio, soffritto cipolla. Con olio, cipolla e lardo. E adesso ci metti un goccino di acqua così non brucia la cipolla, vero? Certo. Che lavoro fai? Oltre aiuto, a portare le valigie. Aiuto cuochetto nelle osterie. Ah, me li avete messi insieme per questo. È giusto, stiamo. Aiuto cuochetto nelle osterie. Aiuto cuochetto è stupendo. Che vuol dire aiuto cuochetto? Perché le osterie, diciamo, da battaglia, dove si mangia casalingo in questa maniera. Che nel lucchese si mangia benissimo in quelle osterie. Pietrasanta, mi sposto Pietrasanta. Anche Pietrasanta, ti vai a fare la seratina in Versilia, ecco certo. Perché sei precario. È precario. Questo splendido lardo qua, mamma mia. No, no. Come no? No. Guarda Andrea. Cioè, non ti commuove lo sguardo di Andrea. Io lo so che il mio non ti fa più né caldo né freddo. Ma almeno lo sguardo liquido di Andrea. Liquido? Beh, liquido, perché l'acquolina ce l'ha negli occhi, non ce l'ha manco più. Senti. Io un po' forte, va. Da quando c'è Andrea, pensa che sono stati i primi giorni tutto serio, parlava tutto di grandi piatti così. È stato 3 giorni con Riccardo, rovinato, finito, un uomo finito.
Simonetta, dai, mi raccomando, non ti fare... Simonetta, te è meglio di no, che è l'arte con... Anche come no? Giorno con te, via. Volete? Sì, grazie. Grazie. Madonna mia. Mia. Ragazzi. Dica il romano anche questo ora! Ciao, ma prendilo, ciao, pure tu. Prendilo pure ora tu. Ora vado, io se devo fare quello semiprofessionale. Sì. Allora, farrotto, caro il mio gnaffone. Innanzitutto, a me piace molto il farro della varietà monococco, quella più antica e la più piccolina. E... il farro, poi c'è anche la varietà, quella media, classica. Decorticato e... o no? Decorticato ha dei vantaggi, per esempio, utilizzato in queste preparazioni. Non decorticato, ciao. Appunto, ciao. Quello per cuochi fiamme extended version. E poi c'è anche in realtà il super farrone, la spelta, che si usa un po' per i panni nel Mitteleuropa. E a me piace molto con ingredienti rustici, come hai fatto tu. Se no, il freddo si può usare anche con tante verdurine. Però ho bisogno di grassi aggiunte, bisogno di... sapori forti. Farrotto però mi fa venire una bella zuppetta, eh. Anche nella zuppa. Lo so, di farrotto sono ghiotto. E il lardo lo metti sopra e sotto. Simo, ma tu che cucini? Ho visto pure un formaggio là, che è? Sì, ora arrivo anche con quello. Dacci una ricettina del tuo farrotto, Simo. Allora, stavo pensando di fare un farro mantecato e con verdure, però la caratteristica per me importante è quella di cucinare tutte le verdure separate. Una insalatina tiepida? Esatto, tiepida, che potrebbe essere utilizzata anche adesso che va molto di moda questo finger food, quindi nei bicchierini e servita magari in questo modo. Io faccio una cosa così e ci metto sopra un pestino di basilico, un foglietto al basilico. Sì, sì, sì. Allora, do un'occhiata qua e vado a dare la mia ricetta. Mancano 4 minuti e mezzo. Io sono molto contento e molto tranquillo perché oltre che simpatici siete anche bravi. Esatto. Quindi grazie. Vi faccio il mio applauso, mi rilasso. Scusami. Cos'è questo? Dillo. Scoppolato. Lo scoppolato che manca dalla mia tavola da... Anche se non è romano, no. Che stai facendo tu? Stai aspettando? Arrivo. C'ho i bambini io, c'ho la giuria. Di là siamo messi bene, stiamo mantecandolo con salsina di pomodoro. Sei della cipolla colorata, abbiamo fatto il soffritto prima, ora metto di rosmarino. E niente, adesso tra un minuto impiattiamo, quasi. Bene, ti vediamo anche. Cosa vuoi fatto ieri? Ci sacrifichiamo. Guarda, gli parlavo così. Cioè, io ero qua e lui faceva così. Sì. Bravi che assaggiano, molto bene, molto bene. Il pubblico vi odia sempre di più perché gli state mangiando davanti, vero? Sedano, carota e cipolla, pulite ovviamente, tagliate a pezzettoni piuttosto grossolani, vanno a rosolarsi in una larga casseruola a bordi alti con un pochino di olio, la salsiccia sbriciolata, metto lo spicchietto d'aglio in camicia ma lo lascio dentro solo 2-3 minuti a profumare, come faccio con le foglie d'alloro. Aggiungo le bacche di ginepro pestate, è un sapore piuttosto intenso, quindi dosatelo, 3-4 massimo. Il farro lo lavo in un colapasta fino a che non perde l'acqua bianca e poi lo aggiungo all'interno e faccio come se fosse un risotto, però a differenza di doverlo girare di continuo vado a coprire con abbondante brodo vegetale, aggiusto di sale e pepe e faccio bollire a lungo. Per me è stupendo così, a parte faccio rosolare i funghettini tagliuzzati grossolanamente e a metà cottura li metto dentro. Faccio questo perché ve li ho consigliati decongelati, visto che è una cottura molto lunga, così sono belli profumati, buoni, eventualmente anche secchi. Trifolati appena e vanno dentro. È molto facile da fare. Se vi piace rosso aggiungete un po' di concentrato di pomodoro, altrimenti lo lasciate così. Due minuti. Allora io devo farlo perché insomma l'ho fatto a voi, devo farlo anch'io. Certo, prendi. Ha un titolo questa ricetta, Paolo? Farro strapazzato. Ma tu sei proprio nata a Lucca, in accento? Sì. Proprio lucchese doc. E poi spostato in Versilia. Ma hai degli hobby? Passatempi? A parte che di solito chi lavora in cucina ce n'ha pochi. Perché... Ora sto facendo un corso di pasticceria. Ma te stai facendo il corso per essere preso? No. Guarda. Già pasticcia lavori. Pasticceria, occhio perché ti licenzia poi, eh?
Non ti serve vero questo pane qua? No, puoi mangiare. Perfetto, non mi serve in abbinamento. Buono. Senti, dimmi una cosa, anche se non si potrebbe dire. Vai a fartellino ogni tanto. Non si può, no. Di la verità! Non si può dire, che ogni tanto si va, guarda che ride. Ora sono vietate, sapete? In Versilia, una volta, tutte le mattine, vedevi i signori con il rastrellino. Che tutti facevano... i giorni, Tutte le mattine. Mi stai fondendo il manico della padella. Ops. Va. Ah, a proposito di padelle, chi di voi due fa più punticini? Alla fine si porta a casa un kit stupendo con un sacco di pentole, mestolini, padelline, teglie da forno, c'è di tutto. Prego, signori, con 30 secondi di anticipo. Grazie. Visto? Come intendeva? Oggi... Lo dichiaro, eh. Oggi. Diciamo che è una puntata, fra virgolette, semi-speciale. Intanto, scusami Simo, ma salutiamo Chiara, che ha letto con la febbre. Sì. Altissima, e ringraziamo Simonetta per averci fatto questo favore di sostituirla. E poi diciamo che è una puntata un po' speciale, perché sono due semi-professionisti, cioè lavorano nell'ambito cucina, non sono chef, ma sanno lavorare. Mangiate adesso. Questo è il piatto di Rossella. Devo prendere un pezzetto di castagna, che si è... No, come si chiama? Farro incastagnato. Come? Farro incastagnato. Dato che c'è la castagna, abbiamo abbinato. Molto buono. Peccato, vabbè, la cottura, perché d'altronde il tempo... sicuramente con la castagna acquista magari quel qualcosa in più. Che però non sono riuscita a tagliarla. Ma no, c'è, è carina. Non l'ho granulata, sì, granulato, va solo sopra. Ti piace? Perché non è buono? Molto. Sì. No, no, questo lo tengo io qua, si sa mai che. Allora, io provo questo crostino così proprio. Un crostino di farro non l'avevo mai visto. No. Molto buono, rouge, è ben amalgamato. Sarà forse un po' crudo per i tempi, però. No, no. A me piace tostarello. Al dente. Scusa, ho detto anche a me. Però... Scusa. Mi sembra molto crudino. Fino a quando non mi si stacca un dente mi piace così. Ok, allora a posto. Bene. La castagna ti piace in abbinamento? Ti devo dire, l'ho coperta volontariamente con... Come volontariamente? Non ti piace io, più? Se devi sapere che io le castagne non le amo tanto. D'estate, ti sei dimenticato. A Ferragosto è difficile, anche intorno all'8 febbraio è dura. A parte che ormai si trovano le caldarroste per strada. Sì, quello poi non tutto ne parliamo. L'anno. Il 14 agosto vesti il caldarrostare a Piazza di Spagna è una cosa assurda. Vero. Comunque non siamo d'estate, Riccardo, che a giorni alterni cambia stagione. Devo dire, è molto gradevole. Ha dato anche un po' di così anche di altra territorialità al farro, perché c'è l'idea della castagna, che è tipica della lucchesia, della garfagnana. C'è un bel profumo anche di rosmarino, gli manca forse una spinta, un po' di piccantezza, magari del pepe, eccetera, però un bel piatto. Cambio? Sì. Andiamo da Paolo. Aiuto cuochetto. Aiuto cuochetto, una grande frase. Avevo rubato la forchetta. Me la riciclo, eh. Farro strapazzato, lardo di colonnata, fondo di cipolla, semplicissimo, un bollito si aggiunge dentro, pomodorino. Il piatto è molto, molto buono, i prodotti che ho utilizzato sono di primissima scelta, l'unica cosa che a me personalmente magari non piace sono le dimensioni. E il pomodoro doveva essere forse un pochino cotto di più, quindi doveva esaltarsi un pochino di più nel sapore. Comunque nel complesso è un bel piatto, mi piace. Bene. Per lei sei passato. Adesso vediamo se passa con me. Questo farro che purtroppo, anche se tu sarai in disaccordo con me, pochi lo sanno, è romano. Farro è romano. Chiedi pure ad Andrea che te lo confermerà. Andrea? Dico, sei in origine. Era tutto romano in origine. Esatto. Quando lo capirete. Anche le lasagne sono romane, sapete? Adoro come
il lardo di Colonnata, che a Riccardo a pezzi così a blocchi a San Pietrini, abbia legato, abbia fatto da collante una specie di dottor Stranamore tra tutti gli altri ingredienti di questo platò. Ha avvicinato il pomodorino al farro e agli altri oggetti, cipolla, tipo formaggio, oggetti inseriti in questo forse piatto. Un po' più di formaggio, no? Molto, un po' più di formaggio l'avrei gradito, però quel lardo, guarda, è una cosa. Amico lardo! Tu dovresti adottarti un maiale. Come George Clooney, come fece George. È un'idea che gli ho dato io, tra l'altro. Allora, è un piatto che alla fine risulta molto gradevole, anche perché il pomodoro, che anch'io avrei preferito appassito, in realtà gli dà una bella nota di freschezza in bocca. Quindi è slegato, ma il gusto poi si ricompone. Lui l'ha voluto così. No, può piacere o non può piacere, ovvio. Questo però è, era un piatto tradizionale. Però è estivo, nel senso che se d'estate, che è caldo e tutto, gli ci mette anche il pomodoro caldo, questi... Certo. Già lardo e pomodoro. Secondo me mancava un po' di formaggio in più. Comunque, voti, Rossella. Il farro castagnato. Assaggiamo anche questo, va. Con i cannellini, rosmarino e castagne. Paolo, il farro strapazzato. Addirittura? Ah, ti facevo più su questo. Pezzi. Bravi, molto bravi. 12-11 per Rossella.